Buongiorno Riccardo, le faccio una piccola visione di questa macchina che mi è capitato nel 2010 di comprarla. E sono ormai 13 anni che l'ho restaurata e me ne vado in giro per l'Italia. Vi racconto alcune piccolezze di questa macchina, piccolezze che servivano ai camionisti di una volta. Praticamente questo è il restauro di come l'ho trovato, questa è la cartella dell'assemblamento del motore, di tutti gli affari. Aveva lo sterzo a quattro razze perché per lo sforzo non si doveva piegare, mentre poi col tempo è uscito il servosterzo e hanno fatto lo stesso a tre razze. Avevano le frecce giù in cabina sopra. Questo era un po' di refrigerio per i poveri autisti degli anni 50, un po' di refrigerio, era senza aria condizionata, era ad aria forzata. Il resto sta sonorizzato un po' perché il rumore era tutto in cabina. Questa era una piccola particolarità degli anni 50, le classiche frecce a bacchetta, che si azionava quando doveva girare una a destra e l'altra a sinistra. Poi col tempo, col codice della strada, sono state aggiunte queste qua, obbligatorie. Questo è un attrezzo che si usa ancora adesso, però all'epoca li facevano in legno. Avevano pensato anche a degli antifurti perché qualcuno magari li rubava. Avevano il rubinetto del serbatoio esterno che uno lo chiudeva, se si dimenticava la macchina faceva 200-300 metri, si fermava. Aveva la riserva, il pieno e quello chiuso. L'altra particolarità erano le due ruote di scorta, perché all'epoca le strade erano tutte in ghiaia e foravano spesso, si bucavano spesso, quindi questa macchina nasce con due ruote di scorta. Vi spiego un'altra particolarità di questa macchina degli anni. Questo qua era vietato farsi trainare, nel senso che i ciclisti quando arrivavano in salita i camion andavano piano e loro si aggrappavano a qualcosa e parecchi andavano a finire sotto, cadevano e si facevano male. Uscì l'obbligo di mettere questa targhettina, vietato farsi trainare. Questa serviva, vedi che c'è anche il codice della strada, che adesso è scomparso perché i camion adesso sono veloci. Questo era un altro attrezzo che avevano solo questo qua come indicatore di direzione, perché questi qua non c'erano, questi sono stati aggiunti dopo col codice della strada, avevano solo questi qua da una parte e dall'altra e questi indicavano destra e sinistra. L'altra particolarità negli anni degli autisti che si inventavano le cose, se li inventavano. Questo era uno spago che quando d'inverno la nebbia ti copriva gli specchi, lui sbatteva e puliva un po' gli specchi per poter vedere. Tutte le aziende all'epoca erano generose, chi acquistava i mezzi, i camion, le macchine, come adesso, e in dotazione davano la cassetta dei ferri con qualche ferro che serviva ai camion e in più davano una luce che serviva casomai di notte, rimaneva a terra, si attaccava sotto il cruscotto a una spina che mettevano loro e così uno poteva ispezionare, poteva cambiare la ruota, poteva fare tutto quello che insomma gli occorreva al momento. L'altra cosa importante era il triangolo sul tetto di questi camion. All'epoca quando trainavano il rimorchio praticamente era obbligatorio portarlo alzato, perché da lontano indicava che arrivava un camion con il rimorchio. Quando poi non avevano il rimorchio lo abbassavano, era obbligatorio portarlo abbassato. Quindi uno da lontano vedeva che arrivava un mezzo pesante, un mezzo grosso. Si faceva così perché le strade erano piccoline, erano strette e quindi
da lontano si vedeva questo mezzo che arrivava a pochissima velocità, però arrivava. Grazie ragazzi.